Ragazzi, salve a tutti e bentornati sul mio canale, o benvenuti. Io sono Sonatok e in primis voglio iniziare questo video ringraziandovi per tutta l'attenzione che state dando ai video del mio canale. Siete dolcissimi, state davvero vedendo tutti i video e soprattutto questa miniserie, perché comunque si presenta di un solo episodio sinora, beh, la state amando e questo mi rende davvero felice. Avevo lasciato i comandi della tastiera. Ti voglio ringraziarvi tantissimo per l'amore che state dando a questo episodio che ho pubblicato. Davvero non mi aspettavo un così tanta affluenza di gente a vedere il video per un gioco davvero un po' sconosciuto e insomma un giochino indie. Questo è che altro la cosa che mi stupisce e ne sono entusiasta. Io però devo dirvi che ho provato a sfidare rabbia più volte. L'ho battuto la prima volta completando una sfida, la seconda invece era davvero troppo lunga. Mi sono reso conto di come sia un boss a tutti gli effetti molto monotono, molto stagnante e anche breve in sé per sé. Non ci vuole molto a batterlo, semplicemente è la tempistica. Se io devo schivare o farla comunque schiantare 9 volte contro quegli oggetti, a un certo punto mi annoio sinceramente, ed è un peccato. Insomma, davvero è un peccato, perché comunque è un boss che merita. Aspetta, di nuovo da qui. Beh, è questa la parte difficile di questo gioco. Quindi stavo dicendo comunque che rabbia è davvero lunga, non vale la pena scontrarsi più volte con lei per farla schiantare, non lo so, 9 volte, per avere la fine quella che è semplicemente la skin di una moto che non ci dà nessun'altra abilità se non estetica. Mi dispiace, manca un qualcosa del genere. Manca per esempio, non lo so, la skin di rabbia che ti dà una volta un utilizzo in più dello scudo, una mina in più, cose del genere, ragazzi. Comunque questo l'ho preso perché stavo gesticolando mentre parlavo con voi. Manca una cosa del genere, mi dispiace, peccato. In ogni caso non ne vale la pena se non per sfida personale, ma anche lì non è tanto vera la storia, perché ok, sfida personale ci sta, è divertente tutto, ma c'è anche da dire che a un certo punto, una volta che la batti 2 o 3 volte e che ti devi scontrare nuovamente con lei dopo che ti ha semplicemente offerto una nuova opzione, che è quella appunto di batterla schiantandola una decina, 13 di volte, no, anche meno, non ne vale la pena. Qua per esempio in questo percorso, proprio esattamente in questo momento, sarebbe utilissimo lo scudo. Perché non darcelo? Disattiva all'ultimo, l'unica scelta che posso fare è... Ok, si disattiva all'ultimo. Questo è molto carino, ragazzi, vedete come devi girare insieme. Che bello. Questa musica non mi sta piacendo tanto come gli altri, ma... ci sta. Rivediamo lì. È un modo di capirlo, semplicemente la luce rossa. C'è anche da dire che si può benissimo memorizzare una volta che lo fai. Ho invece un'altra considerazione da fare. Ci tengo a citare che è una pura illazione da parte mia. Potrebbe essere benissimo sbagliato e anzi sono sicuro che lo sia. E no, rimontando il video ci ho fatto caso e mi è parsa quantomeno particolare. Ora, potrebbe essere semplicemente un riutilizzo degli sviluppatori di una determinata forma di nomenclatura, però il nostro personaggio è N1, numero 1, con la parentesi. E invece il boss è Zero. Ecco, allora, questa cosa mi fa pensare tantissimo che noi siamo a tutti gli effetti una creazione dei nostri genitori. Ma la cosa che non mi permette di confermare questa mia insinuazione è che il nostro corpo è di carne. Non siamo macchine. Lo siamo diventate ora, un ibrido, un cyborg, ma non siamo appunto robot. Quindi o siamo una creazione venuta dopo Zero, perfezionata, un numero uno appunto. Però mi sembrerebbe davvero strano. O semplicemente gli sviluppatori volevano utilizzare questa nomenclatura, oppure converrete con me
che c'è qualcosa di strano. Ti non noto. Sono dei bambini. Anche Roomba. Are you going to hide again? Sure. And actually you too should hide under the shield. And what on earth is this thing? This is the acceptor. He accepts and processes feelings that Zero considers garbage. And why is this acceptor wearing all these wires? A bit outdated. Good point. Voglio capire, segue prima la nostra scia. Nel senso, se io accelero. Mi ha fatto consumare solo energia. Volevo capire, se accelero, lui comunque si fa tutta la parte in cui è accelerato o mi intercetta? Ecco, questa sarà una battaglia tipica. Accettazione. Buona notizia, eh? Questa battaglia si gioca tutta di bassi, ragazzi. Lo sentite? Penso che siano queste le energie che devo... Queste? I tuoi pezzi di ricambio serviranno ad altri meccanismi. Sì, ok, ma io come dovrei attaccarti? Eccola. Sei un taccagno, eh? Fa malissimo il campo elettrico che crea. No, non lo accetto. Mi continuano a dare vita, quindi devo solo aspettare. Eccola. E ho tempo per prendere entrambi? No. Ah, un'altra cosa che ho potuto notare mentre combattevo contro Rabbia, raga. Wow! È che la vita sparisce dopo un po'. Ecco, non l'ho capita bene, preferirei rivederla. Quelli bianchi? Ok. Quelli gialli si muovono da una parte dall'altra, quegli altri no. Infatti dovresti utilizzare il tuo attacco secondario. Voglio rivederlo. Eccolo. Dovrei rimanere qui al centro e invece spostarmi quando arrivo dall'altro lato. Bello, questo mi è piaciuto. Devo diventare più abile. O forse potrei semplicemente utilizzare lo scudo. Non ci ho pensato. Dovrei rimanere al centro, girarmi e utilizzare lo scudo. Molto più facile. La mia vita perché è stata distrutta? Questo, ragazzi, per ora è il boss più atipico, è vero, ma anche il più noioso. Funziona, lo scudo mi ha protetto. Le mine sono inutili. Caspita, caspita. E ora rifarà questo attacco. Tempo. Mi sono salvato solo utilizzando l'accelerazione. Sì, sì, lei ci ha detto. Stai diventando un po' monotono. Quanti attacchi! Sì. Ragazzi, è il più... particolare, perché in realtà non è che è difficile, semplicemente non è un boss come tutti gli altri. Questo boss si basa semplicemente sull'abilità e non sul combattimento, quindi non abbiamo una parte attiva se non nello schivare e la cosa diventa monotona. È un peccato, però c'è anche da dire che ci sta,
Non tutti i boss devono essere uguali, anzi. Per quella cosa là invece mi devo abituare a utilizzare lo scudo, perché è la cosa migliore, ci metto meno tempo, non mi serve schivare, faccio solo attenzione, tipo ora so che devo saltare qua. Ora al centro. Caspita, 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 caspita! Non ho capito cosa è successo, è stato tutto così veloce. Caspita, che potenza! Ce la siamo cavata abbastanza bene, non credo di essere stato disattento. Comunque è un concerto, palesemente è un concerto. Quindi quando ci avviciniamo lui fa questo attacco. E lo scudo funziona anche così. Ok, ecco dov'è la difficoltà, nel fatto che dopo un po' finisco giustamente l'energia. Non ho notato se potevo utilizzare qualche oggetto per ampliare il mio armamento. Comunque, taglio immediatamente alla sconfitta, ragazzi. Non perdo tempo. È meccanica la cosa, bisogna solo fare attenzione ai suoi attacchi. E imparare a conoscerlo. E poi c'è l'ultima parte, ragazzi. È noioso. Sì, soprattutto se si usa la barriera diventa molto più facile, io non capisco perché prima non mi ero messo a utilizzarla, sinceramente. Forse volevo apparire in qualche modo abile in determinate cose? Non c'è motivo. Ok, è forte, però non credete che lo sia chissà quanto. Anzi, con tutta la vita che ci danno, sottivare i suoi attacchi è abbastanza semplice. Devo ancora capire bene il timer che è lì sopra. Come dovrebbe essere visualizzato, soprattutto perché non lo visualizzo, insomma, sono abituato a combattere, non sto lì a vedere il suo timer. Penso che dipenda semplicemente dalle varie fasi. Vediamo, ora che scade, vabbè, ora ci si mette qua, fa il scudo fine. Questo attacco si salta, si scuda, ma non posso. Vita, eccolo, ecco, l'ultimo. Se potrei perdere. Riusciamo a levarlo? Eccolo. Come sempre, la seconda occasione è quella buona. E ricordiamo, giocando in difficile. Beh, come hai anche detto tu, la morte è inevitabile, tutti dobbiamo viverla. Semplicemente, questa volta è toccata a te. Infatti sembra. Non voglio dire l'unico che accetta la morte, perché quasi tutti accettata tranquillamente. Anzi, rabbia abbiamo visto che anche in quel caso era arrabbiata, appunto. Shock sembrava abbastanza scioccato. Depressione mi sembrava molto triste, ma allo stesso tempo felice di levarsi da quel peso che è la vita. Quindi lui sì, accettato semplicemente. Tengo a precisare quel peso che è la vita, secondo lui, secondo lei. È meglio definirla lei in quanto macchina. Sì, Katkit, ti piace il mio nuovo moto? Non noterai nulla, abbiamo raccolto i cuori non per rafforzarti, ma per prendere zero vulnerabile. Shock, rabbia, depressione, accettazione. Questi sono i nomi dei moduli emotivi che non ha permesso di caricare su se stesso. Quindi noi dovremmo dare a lui questi cuori. Perché i guardiani stavano proteggendo i moduli, non Zero. Ora li hai tu. Ciò significa che puoi provare di nuovo a salvare i tuoi genitori. Non ci proverei, basta, lo farò. Quindi siamo alle fasi finali. Torna al zero. Vedete, ragazzi, allora, la missione appunto del boss Shock è stata completata e qui ti dicono congratulazioni, hai completato la missione, riprova a combatterlo. Un po' di rabbia però in questo caso, il secondo, dice non prendere fuoco, che con rabbia. Non è che è impossibile, è lento, bisogna fare attenzione a tutte le sue onde d'urto. Poi attiva 20 mine di rabbia. 20! Quindi bisogna girare tra le sue mine in continuazione senza farsi colpire e quindi senza prendere fuoco e poi sconfiggerlo, che è la cosa più facile perché spesso e volentieri nelle sfide che facevo contro di lei lo sconfiggevo prima del dovuto e purtroppo la missione veniva fallita. Questa, per esempio, è abbastanza facile. Ho tutti i buchi nel ghiaccio, che va bene, sono visibili.
si fa saltare semplicemente depressione da una parte all'altra, però farti mordere 10 volte significa stare lì vicino alla sua faccia e aspettare che lui ti mastichi. Fermo restando che non accetti anche i morsi fatti a vuoto, bisogna capire. Evita i danni da fuoco sul terreno, sconfiggi il boss. Ecco, per esempio, questo qui l'avremmo fatto alla prima volta. Bellissimo che la sfida si chiama The Floor is Lava. Ok, prima di fare la missione di Zero, naturalmente, in garage, potenziamo la salute, le cure. Ci tengo a... sì, un po' la velocità di rigenerazione dell'energia, ragazzi. Energia massima no, per ora no, non ne sento davvero il bisogno. Ora, cosa si è sbloccato? Laser rotanti che danneggiano i nemici di contatto. Per esempio, questo potere non sarebbe servito a nulla contro il boss che abbiamo appena battuto. Un proiettile lama che infligge danni ai nemici. Anche questo lo vedo davvero inutile. A questo punto sì, lo metterei forse al posto della mina, ma sinceramente, per ora, preferisco quest'ultima. Un attimo, che ho fatto un po' di confusione. Qui si potenzia e qui viene questo. Ok, fermo restando che per sbloccarli bisogna pure pagare, non ne vale per niente la pena, per nulla momentaneamente sto parlando. Andiamo da zero come ci siamo presentati, però senza moto nuova. Conversazioni, lo sai che invece sei venuto? Perché sei scappato di casa? Perché quando sei arrivato qui non hai nemmeno visto cosa stava succedendo? Ma sei corso in battaglia e sei quasi morto? Non lo so, ero preoccupato, ero furioso, non ci ho pensato. Appunto, come abbiamo detto nel primo episodio, Nan è impulsivo. Tanto impulsivo. Per riassumere, hai avuto emozioni. Che significa? Significa che al momento Zero è una macchina di calcolo. Ma dopo che gli avranno caricato i moduli avrà delle emozioni e ciò lo renderà vulnerabile. Beh, vogliamo andare a combattere? Uff, sapete ragazzi, non sono convinto. Non sono per niente convinto. Ora, Cutkit sta ragionando esattamente come Zero. Lui pensa che le emozioni lo feriscano. Come ha detto nel primo episodio, io penso che lui, guardando i tuoi genitori litigare, essere tristi, appunto provare emozioni, ha capito che erano irrilevanti, che non valeva la pena caricarle. Questa cosa non è vera, anzi, sono le nostre emozioni, ragazzi, che ci danno la forza di andare avanti. In questo caso, la mia curiosità mi spinge a giocare il gioco, la mia felicità nel portarvi un video mi spinge a continuarlo, mi fa parlare, mi rende qui felice a giocarlo. Tutto questo è emozione, anche questa è emozione. Non è una debolezza, o meglio, non solo. Io spero che se ne rendino conto e che la sfruttino a dovere. In questo caso, Cutkit mi sembra il vero cattivo della storia. Ora, magari il gioco è molto più banale, cosa che non sembra però, perché sembra abbastanza organizzato, a modo suo. E ripeto, quel nome del protagonista, N1. Secondo me ci darà soddisfazioni. Ora, parliamo del cuore. Infatti, il cuore che abbiamo visto all'inizio, quello che sembrava quello del menù. Il cuore del mondo. Quindi è la memoria di Zero, conti fatti. Zero non può preoccuparsi di nulla, ti ricordo che è privo di emozioni, ma farebbe di tutto per proteggere il cuore del mondo. E non è anch'essa un'emozione. Ma dai, la sua vita è in esso. In modo più importante, le vite dei tuoi genitori sono anche in esso. E che cosa posso dire? È la loro migliore creazione. Non lo so. A me, ragazzi, sembra che lo voglia per lui. Cioè, pensateci. Ci sta aiutando, sì, a battere Zero. E ci ha, è vero, tenuto in vita e aiutato. Ma forse perché gli serviva un combattente capace di batterlo. Secondo me, Cutkit, forse essendo anche la nostra creazione, è lui il vero cattivo. Non lo so perché ho questa. In realtà sì, lo so perché, lo sto anche dicendo a voi. Secondo me fila. Secondo me lui si prenderà il cuore. Vuole tutto questo. Zero è una macchina, in questo caso, solo una macchina. Anche perché c'è da dire che non è carismatico. Appunto perché privo di emozioni come boss non è caratterizzato tantissimo. Dobbiamo capire bene cosa hanno fatto i nostri genitori.
Come può la loro vita essere contenuta dentro un nucleo di energia? O sono stati creati come cyborg, come me? Cosa? Che intendono? Intende che sono diventati cyborg come lui o che lui è stato creato cyborg? Sono ancora in mano di Zero ed è arrivato il momento di porre fine ad esso. Non ho capito bene questa frase, ragazzi. O è un errore di traduzione, o meglio una traduzione superficiale, o abbiamo capito bene. Quale tipo di bisogno razionale gli ha fatto distruggere il mondo? Non c'era bisogno. Ma non è stato Zero che l'ha distrutto. Il mondo è stato devastato dai guardiani che non riuscivano ad affrontare le proprie emozioni. Sì, ma è Zero che comunque ha creato tutto. Non credo che potevano essere distrutti. Probabilmente i guardiani hanno preso vita dalle emozioni contenute nei moduli. Ecco, infatti, ogni modulo è una potente fonte di energia. Provi a distruggerlo e il resto del tuo mondo si sbriciolerebbe in polvere. Quindi questo è il motivo per il quale Zero ha tenuto i guardiani sui frammenti sparsi nello spazio? Esatto, se vuoi disinnescare una bomba, non farlo nel bel mezzo del tuo soggiorno. E possono essere disinnescati? Zero ci ha provato. I suoi cristalli hanno avuto abbastanza successo ad estrarre energia emotiva da essi. Visto che ora ho i moduli, perché caricarli su Zero, se posso semplicemente farli scoppiare? Allora muori con lui. E se non ti importa la tua vita, pensa anche ai tuoi genitori. Uscì. Pensi che i miei genitori non erano felici? Dopo che te ne sei andato? Sicuramente. Ecco qui Cat Kid è arrabbiato, si vede. E in questo sembra sincero, ragazzi. Sembra davvero arrabbiato, quindi è un po' il programma che gli abbiamo innescato noi da piccolo, forse le istruzioni che ha dato i suoi genitori. E prima non riuscivi a smettere di pensare alle emozioni che hanno provato a caricare Zero, shock, rabbia, depressione. Ma dove sono gioia, delizia, entusiasmo? Eh già, i moduli emotivi non erano intesi per rendere Zero arrabbiato o depresso. Avevano lo scopo di prepararlo ad affrontare queste emozioni più avanti. Tipo la vaccinazione. Esattamente. La distruzione sarebbe limitata a un mondo. Ci sta. Allora perché non caricarlo con l'amore? Sono sicuro che i miei genitori conoscevano questa sensazione. L'amore non può essere caricato. Si può solo sentire. Pensaci tu stesso. Per 15 anni sei stato cresciuto con questa sensazione. Ma continui a dubitare che sia amato di tanto in tanto. Non ne dubito più, ma dai, davvero? Ora, per amore di quest'amore, vai e uccidi subito Zero. Mi hai convinto, Cat Kid, mi hai convinto. Perdonami, sono stato io. Questo è il tunnel iniziale? Sembra lui, sembra il tunnel dell'inizio. Quello di quando siamo arrivati. E con tutti questi poteri. Certo, sono un po' triste anch'io. Che l'ho preso, era esattamente di fronte a me. Sono un po' triste anch'io del fatto che comunque l'ultimo guardiano non ci abbia fornito qualche tipo di potere. Sarebbe stato comunque abbastanza capibile dal fatto che sono finiti i pulsanti, ragazzi, non possono darci poteri in eterno. Sei sincero, queste parti, per quanto forse un po' più difficoltose, sono le più divertenti all'interno del gameplay. Anche i boss naturalmente non sono male, ma queste parti anche non scherzano. Forse il problema è la musica, che non è proprio il mio genere. Però diciamo che ci sta. Sì, ho capito, ho colpito la ruota di striscio. Succede. Cosa sta succedendo? Caspita. Bello, ragazzi. Guardate quante porte. E poi ci sono tutti i checkpoint nella versione facile. Sì, l'avevo sospettato. Lascialo aspettare, giustamente. Ecco, il bello anche l'idea di abbassare il livello di checkpoint nelle modalità più facili. Credo, almeno io mi sto rifacendo a quello che c'è scritto. Contiene le vite dei tuoi genitori. Curiosity
killed the cat, remember? Yes, but satisfaction brought it back. Sono dell'opinione che non sarà l'ultimo boss. E con quel... questo cuore contiene le vite dei tuoi genitori. Non lo so, c'è qualcosa che non quadra. Katkit è il cattivo. I came for my parents. Give them back, and I might save your miserable digital life. Lo è, effettivamente. I can't believe I had to become you. You're just a sorry piece of meat. And you're just dovevo diventare te. Okay, let's see which of us is stronger. A botte senza pari. Ok, la prima volta non c'era un modo di batterlo, c'erano semplicemente questi. Dove sono questi moduli? Lo sapevo! Guardate ragazzi! È bellissimo! Questa cosa mi piace tantissimo ragazzi, è bellissima proprio. Oh, avrei preferito prendere immediatamente. Molto forte, non riesco a staccarmene. Dammi questa mitragliatrice, la voglio. Presa. No. Troppo facile, è morto ragazzi. E... vedete quanto è veloce questo ragno. Sì, lo vedo, ma non riesco ad andarci. Io quasi. Questa cosa non l'ho capita bene. Cosa è successo? I ragni ho capito che stanno qui a proteggerlo. E ok. Devo semplicemente distruggere queste difese. Proviamo. Sono i suoi processori in qualche modo. L'arena si è ingrandita. Crap! All my upgrades are gone. Only the hook is working. Come eravamo all'inizio. Zero was pissed off. It's not just you. He left the whole lab without power. But not himself. Quindi siamo allo stesso livello. Oh, così perirai. Potresti fare un backup. I don't see any other way. Either fight with just a hook and probably lose, or sacrifice me and win. Don't you worry. I'm just a consumable autonomous toy. Spero che ci sia la scelta, ragazzi. Ah, benissimo, c'è. Questa selezione non può essere annullata. No. No. Vediamo solo il rampino. Non vedo neanche dove sia la difficoltà, sinceramente. A parte il modulo che ci permetteva di scappare. Non è che c'è stata una vera selezione. E gli altri oggetti, intendo, ragazzi. Assolutamente no. Personalmente la trovo fattibilissima come cosa. Questo invece no. Però per quanto non sia evitabile, c'è anche da dire che è possibile ricaricarsi energia. Non userò di una vita. Chi è che ha usato il gatto? Queste sono peggio delle scelte di Nier Automata. Oh, già mai. Preso. E guardate quanta energia rileviamo anche solo così. L'ho preso. No.
L'unica cosa, la battaglia, caspita, se diventa più lunga. Preso. Visto che si possa abbattere così, senza andare a toccare i moduli. Non so, ragazzi, davvero stiamo giocando un gioco difficile? Secondo me questa è la difficoltà con cui è stato pensato. Nulla me lo leva dalla testa. Ok, c'è anche la difficoltà Creeper, però secondo me quella sì, che è semplicemente una sfida. Zero, dovevi aumentare leggermente in più le tue difese. A mio modo di vedere, ma io sono un semplice umano. Dove sta? Vabbè. Aspetta, se mi sento letta. Ecco, sta prendendo energia. Preso? Ecco perché non è battibile così. Male, diventerà semplicemente una battaglia più lunga, ma non più difficile. Aspettavo proprio dal gatto, devo essere sincero. È una cosa stupida quella che sto facendo, ragazzi, tanto stupida. Stupidissima senza moduli. Stupidissima, è impossibile. Bisogna batterlo semplicemente attaccando. Non so da dove si ricomincia, forse. Ok, bisogna rifare tutta la battaglia. Noiosino. E la scelta che non poteva più essere ripresa, eccetera, eccetera. È stata cambiata idea. Era una scelta definitiva. Ora, a meno che non ci permetteranno direttamente già di non scegliere Cutkit, non mi pare tanto definitiva come scelta. Ecco, guardate com'è più facile. Infatti, possiamo usarlo? No, no. Distruggiamo questa barriera. Rimaniamo qui nelle vicinanze. Nuovi ragni. Barriera distrutta. Ragno, ti ho sacrificato per nulla. Devo capire solo come poterla distruggere. Forse mentre carica l'energia. Ci starebbe. Perché così a me non mi sembra che abbia effetto. Nessun tipo di effetto. Forse così, ma anche così facendo, ragazzi, è tantissimo. Dovremmo resistere a un botto di... È fattibile. È fattibile. È lento, ma fattibile. Guardate come si sta arrabbiando per quello che abbiamo fatto. Davvero ci credevi così debole, Zero? Eppure hai visto di cosa sei capace tu. Pensi che abbiamo preso tutta questa forza? Anzi, da chi pensi di aver preso da questo tipo di energia? Ui, e questi però... Non me l'aspettavo, devo essere sincero, ragazzi. Però pure la mia mira, eh. Caspita. Dovrei averlo preso, credo. Eccoci. Forse la cosa migliore è fargli fare questa mossa speciale da una parte, lontana, e poi arrivare pian piano verso di lui. Brutta. Mi ha preso la grande, ragazzi. Voglio provare a ferirlo. E mentre sta ricaricando, magari da uno che non abbiamo ancora distrutto, provare ad attaccarlo. Però ora in questo stato mi è davvero difficile. Non ho proprio neanche il tempo di recuperare energia. Ne ho bisogno. Tanto bisogno. Preso.
Preso e perso, probabilmente ne valsa la pena. Ok, vediamo, ora si sta ricaricando. È fattibile? Sì. Funziona. La cosa brutta, ragazzi, è che io cerco di utilizzare ancora i poteri che non ho. Troppo, perché abituato, ahimè. Comunque, vista in questa opzione, è molto più facile. Si porta a levare tanta vita, si porta a ricaricare, come in questo caso, e mentre si ricarica, si distrugge il nucleo. Niente di più facile. Bisogna solo fare attenzione alle bombe, che sono però tutt'altro rispetto alla sua di attacco. Oh, grazie. Sei così umano, Zero. Ma sappi che non c'è più possibilità per te di curarti. Come la mettiamo? Ah, neanche per me, forse. Caspita, caspita. Caspita. Preso? Io. Sta prendendo l'energia. Finita. Ho visto in basso un achievement, save cut it. Quindi abbiamo giocato la modalità difficile della difficile. Beh, essere senza emozioni ti porta anche a questo. Non deludermi, Katkit. Sei stato troppo strano in queste parole. Non. Son. Sono proiezioni. Guardate, Mom, che bella la linea che si leva, ragazzi, dallo schermo. I came to set you free, but Zero, he said he killed you. He couldn't. We're fine, son. Siamo bene, figliuolo, veloce, collegati questo cuore. Why? Fanno saperlo. Wait. Katkit said that your life is in this heart. I thought it would let me save you. It's true. Moreover, you've already saved us. È una coscienza caricata, praticamente. I don't understand. What about you? Where are you? La nostra vita sei tu. Era questa la vita che andava salvata. So it's true. Zero really did kill you. You're alive, and this means he failed. None, please. The lab is collapsing. Voi immaginate tutto questo, ragazzi, dopo tutti questi anni che li abbiamo odiati ingiustamente. O meglio, superficialmente. All the feelings we had for each other, for you, for our family. Don't let them disappear with this lab. All right. What should I do? Take the heart. È tutto così distopico, ragazzi, così futuristico. Eppure qui nessuno ha delle memorie di emergenza. Converrete con me che è particolare come cosa. I nostri genitori hanno praticamente creato una nostra vita futura, un nostro noi futuro. Ci hanno regalato una vita. Però a che costo? E soprattutto con che superficialità da parte loro, geni. Mi spiace di averti mentito, questo è il minimo che posso fare per te e il tuo amico Katkit. L'avremmo avuto a priori, anche se non l'avremmo salvato. Una modalità in che senso? Se sacrificavamo Katkit, ragazzi, eravamo soli, eh. Caspita. Quanto doveva essere difficile.
Diciamo che li avevamo già persi in un modo diverso, ma... Mi sento così cattivo ad aver dubitato di lui. Quindi sarebbe comunque sopravvissuto. Io ti ho perdonato, ok? Per aver mentito, tra virgolette, anche se non lo sapeva neanche lui come sarebbe andata la storia. Ci ha permesso di battere una coscienza che stava sempre diventando più forte. E ok, l'abbiamo fatto. Però mentirci sulla sua vita perché? Perché non specificare in quel momento ho 9 vite come i gatti? Non lo so, vorrei riprovare utilizzando il suo potere. Sono sicuro che lo scontro diventerebbe molto più facile. Però nello stesso tempo sono sicuro che ci sarebbero più armi e che per esempio le onde d'urto arriverebbero più lontano, perché in quel caso ci costringerebbero a usare il nostro potere. Però non so, perché non dirlo? Davvero non c'è motivo. Comunque ragazzi, breve considerazione sul gioco. Che bello, che piccola carina dedicata a mamma che è scomparsa. Però caspita, sì, siete davvero cattivi, ecco perché non hanno dato la possibilità di salvare i genitori, perché è un sentimento dato appunto da un sentimento reale questo gioco. Questa è cattiva, eh. Tutti i giochi che stiamo giocando ultimamente, tra l'altro, sono dedicati a qualche persona in particolare di speciale. Vediamo se si può parlare. Non c'è più la casa. Niente più. Le nuove modalità cosa sarebbero? La boss rush. E la corsa nei tunnel, ma guarda, la corsa nei tunnel, ma anche no, eh. Distruggi 10 parti di metallo, distruggi 5 fiaschetti di cura, vabbè. Davvero, sono più facili queste che quelle di rabbia. Ora, parliamo di questa serie. Davvero, che bello, ragazzi. Davvero, è una piccola perla. Non è, per carità, il gioco che non vorresti mai perdere nella vita. Oh, in sé per sé è molto carino. Caspita, davvero un bel po' di emozioni. Bella, caspita. Ricorda davvero un bel po' di emozioni. E che cosa? Attacco aereo, un enorme razzo che bombarda il bersaglio. Oh, questo lo vorrei probabilmente. Lo metterei volentieri al posto delle mine. Ora, te faccio la boss, lascia. Parliamo di questo gioco. Carinissimo, davvero. Capisco tutto quello che vuole dire, tutto quello che ci vuole fornire, tutte le emozioni che in qualche caso vuole portarci a provare. Sono bellissime. È ben scritto, ben realizzato. Perché comunque c'è impegno, ragazzi. Non è facile fare un gioco del genere. Può sembrare semplicemente un emozionante gioco, un ammasso di pixel, ma non è così. C'è dell'impegno dietro. Tra l'altro, vedete qua, io per esempio posso addirittura strappargli i cannoni, spararlo. Ora sono curiosissimo, forse muore. Ma se stacco il suo ultimo cannone? No, la gamba, vabbè, ho staccato la gamba. Non è nei miei interessi, peccato. Colpirlo con i suoi stessi pezzi è davvero crudele, posso dirlo. Quindi, dategli una chance. Non è uno di quei giochi che va giocato per la trama, quindi non avete scuse solo perché l'avete vissuta qui con me. Anzi, divertitevi. Andate, venite qui, giocatelo. Ok, non è un boss dietro l'altro per vincere. È semplicemente l'insieme di boss nel miglior tempo. Quindi posso anche perdere? Oh no, di nuovo rabbia. Basta. Ti prego, basta. Vieni qui. Questo è il boss più inutile, davvero. Quanto è inutile questo boss, ragazzi. Comunque, ha un cuore, ha un'anima e soprattutto è anche bello da giocare. Quindi, senza scuse, senza se e senza ma, vivete questa emozione. Costa pochissimo, tra l'altro, anche. Quindi potete benissimo divertirvi e giocarlo. Vivere questa esperienza, e perché no, se vi piace, se vi appassiona la storia, approfondire anche il genere,
O se magari scoprite un nuovo genere, io per esempio non adoro tantissimo questo tipo di giochi che mi fa vivere questi tunnel particolari, veloci. Non è un gioco di corsa, ma quasi a me non interessano davvero. Eppure in questo caso mi sono divertito. Aspetta se mi sono divertito. Sì, non riuscivo a prenderlo. Guardate com'è arrabbiata. Tutte emozioni che purtroppo ho vissuto fin troppe volte rifacendola. Aspettavo una simile conclusione, soprattutto mi aspettavo che Cutkit fosse davvero cattivo, perché in particolare il modo in cui ci parlava, in particolare il modo in cui ci chiedeva le cose, mi aspettavo un qualcosa di più cruento. Ci sta tutto, anzi, a me. È depressione? Che c'ha? È troppo lenta? Ma saltata così a pie pari. Forse per il tempo. Qui sì che ne partirà di tempo, anche perché bisogna fare delle fasi. Oh no. Comunque, detto questo, ragazzi, espresso il mio punto di vista su questo gioco e il mio essere stupito, devo essere sincero, di quello che mi ha regalato, che ci ha regalato. Spero che anche voi proviate lo stesso, siate rimasti stupiti da quanto un piccolo gioco come questo possa offrire nel suo potenziale ristretto, ma carinissimo. E vi ringrazio tantissimo, naturalmente, per essere stati qui con me, vi ringrazio tantissimo per le visualizzazioni che state regalando a questi video, tutti i video del mio canale, in verità, ma a priori da tutto mio canale, perché è una di quelle cose che non mi sarei mai aspettato, eppure succede ed è qui, è ora ed è bellissima, bellissimo che ci sia qualcuno come voi che è qui a vivere questa emozione con me. Grazie mille, non fatemi diventare troppo mia lenzo, semplicemente grazie. Ora, mentre mi diverto a battere la boss rush, mentre mi diverto con la mia accettazione. Oh, caspita. Vi saluto. Alla prossima, ragazzi. Vi avviso, porterò una serie bella lunga probabilmente, ma ho bisogno di vivere emozioni forti, storie forti. O almeno, spero che lo siano. Lo scopriremo. Guardate com'è facile questa parte se non si parla. Quanta vita poi, piccola postilla a fine video. La boss rush, ragazzi, è semplicissima. Battere Zero con tutti i potenziamenti è semplicissimo. Il boss più difficile è per certo accettazione. È il boss più difficile perché è lungo, ma ho avuto questa moto, ho battuto appunto la boss rush, ricordo, sempre difficile, ma battere Zero davvero con tutti i potenziamenti è semplicissimo. Davvero. Molto semplice. L'unica cosa negativa che possiamo dire è che appunto la boss rush non ti dà nessun tipo di potere, non ti dà punti, non ti dà nulla. È un vero peccato. Sarebbe stata più divertente, difficile.